Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sì, e questo l'avevamo già detto nel precedente convegno sulla violenza sulla donna, che avremmo intitolato una piazza proprio per le donne vittime di violenza. Noi lo sappiamo che queste sono problematiche che ogni giorno leggiamo sui giornali, ogni giorno riscontriamo un femminicidio. In Italia nel 2014, l'ultima indagine che ha fatto l'Istat, sono morte per femminicidio circa 120 donne, ogni tre giorni una morte per femminicidio. E in tutta, diciamo, il 2014, in tutta Italia ci sono state circa 6.800.000 donne vittime di violenza, perché la violenza non è solo il femminicidio, ma la violenza è anche la violenza psicologica, la violenza fisica legata a percosse, violenza che si verifica in maniera particolare soprattutto nell'ambito della famiglia. Poi abbiamo la violenza psicologica che subiscono le donne anche sull'ambiente di lavoro, oltre che nella famiglia, quando vengono fatte firmare le deleghe in bianco in caso di gravidanza, quando vengono subiscono mobbing, quando vengono discriminate per quanto riguarda anche il salario, perché hanno un salario sempre più basso rispetto agli uomini. E noi l'abbiamo voluta dedicare questa piazza alle donne proprio per far capire alla cittadinanza che bisogna impegnarsi perché si capisca finalmente che non ci deve essere discriminazione di genere, se gli uomini che le donne hanno lo stesso valore umano, sociale.